Nelson Dita. Zazzale. 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 E Simone Zazzale. Comunque sì, Alessio, non siamo Alessio. In quel del sottosuolo, te lo comunico. Alessio, non sei né al 49 siamo né al sottosuolo. Non lo assecondare, Riccardo, per favore. Ragazzi, questi sono i veri cantautori italiani. Cantautori, con la M. No, ste cose, il dolore post-operatorio. Ma che vi sentite? Ma che cosa vi sentite? Coraccio. Esatto. Me lo sono meritato, sto dica. Vabbè, diga. Allora, comunque, siamo in zona Barachino, purtroppo. Siamo quasi in zona Barachino. Sì, ormai in zona Barachino. Non c'è schiampo. Ultima settimana per noi, per questa... per questa rubrica barra collaborazione, perché Barachino sta per rimanere a piedi e quindi non ci sarà più questa collaborazione Stanley, per scelta ovviamente degli per altri scelta. Ovviamente digerisce Luca come ci ha abituato in queste fatemi mangiare altro e quindi niente e diciamo quindi, ecco qui. Che potremo mi sei emozionato, non ho capito, quando uno si emoziona sì, non puoi fare questi versi Rigetta. Alessio, perché scusa, cioè, sei sempre hai digerito in fino adesso, allora digerito, allora adesso sì. Iniziamo a parlare tutti quanti un po' così, diciamo, prego, sì, pensa se domani ci alziamo a Roma e parliamo tutti con la voce così. Allora, ehi, mi hai rotto il fanalino. Mo se te ne va. Allora, queste citazioni altissime che purtroppo. No, allora adesso volevo parlare relativamente a una schedina che i nostri amici. C'è il Simone Zazza di Nicole del Sole che ci andrà a dire qui. Delle grandissime facciamo martingale. Delle grandissime martingale come al solito, come sempre, per Vincent. I nostri amici. Oh, comunque quella della settimana scusatemi, scorsa. Attenzione, proprio a chi osa di quello che voi dite tutte le volte. Io ho preso martedì. Grazie Alessio che tu hai preso e non ci fai io mai ho preso, a me la trasmissione è di sabato, martedì non comunque ci sabato scorso Marco perché l'ho fatta la sua certo. È andato molto vicino cioè io sono andato più vicino di lui. Allora ricordiamoci quelle che è andato vicino di uno, che vincono non vanno. No, vicino di uno però ne ha giocate sei Alessio, tu te ne giochi una Sì, no, io ne ho giocate due con difficoltà perché avevo messo l'X Handicap di Real Madrid che stava a 2,97. Questo è solo per veri intenditori. Comunque dicevamo, per questa settimana abbiamo delle partite veramente interessanti. Il sabato, la domenica è inutile che accendete la televisione perché insomma è ma che è Wells? Wells è come il genitivo anglosassone. Sì, anglosassone, fai dei versi veramente animaleschi, comunque onomatopeico. Vai, vai. Allora iniziamo con la partita odierna che vedrà stasera contrapposta la compagine giallorossa in quel del Friuli. Partita molto ostica per cui noi prevediamo un gol, quindi entrambe le squadre segnano e che è quotato a 1,80, quindi una buona quota nonostante siano due squadre che hanno grosse possibilità di fare almeno un gol. Dopodiché passiamo alla giornata successiva che si apre alle ore 12:30 con Atalanta Pescara. Sembra un po' quello che fa i programmi. Non te lo voglio dire neanche io. Passiamo i guai. Sembri uno dei cattivi dei cugini di campagna, non ricordi? Lì è quello che cantano lo tappa al culo. È nel senso. Atalanta Pescara. Atalanta Pescara è una partita che, se vogliamo vederla da un punto di vista, diciamo, prettamente cartaceo, vede la compagine della Dea vincere tranquillamente. Ma a noi non ci piace questo 1,45 e noi invece ci giocheremo il grande X. E intanto posso fare gli auguri a Cristian Bucchi. Grande Cristian, si siederà sulla panchina del Delfino. Auguri Cristian. Facciamogli un grandissimo in bocca al lupo. Bravo Cristian, bravo. Vittima lui di Sebastiano Rossi con quel grande ingresso. Quindi sempre diciamo... tornando in tema portieri, anche se l'abbiamo già detto Rossi. Esattamente. Dicevamo, Atalanta Pescara, noi ci giochiamo un bel X perché appunto l'arrivo del nuovo allenatore darà forza e vigore alla squadra del Pescara e quindi ha una bella quota 4,05, è una quota straordinaria e questa è la matta perché la chiudiamo con Chievo-Napoli. Con la vittoria del Chievo in casa contro il Napoli, la perdita come si è contratta la parola che è una grande quota 3,60 con una quota totale di 10, quindi voi con una piccola scommessa di 10 euro arrivate a vincere 100 euro. Chi lo fa? Cofì? Bene, io però... voglio dare il mio 2 a Cagliari Samp. Ah, questa era una giocata. Cagliari Sampdoria 2, ritorno di Maxi Lopez. Ve lo dico per noi, Mauro. Lo spero solo. Ma guarda che la gallina sta facendo il differenziato insieme a Castaldello. Mi sembra di aver letto. Non mi parla di gallina, che, che impazzisce. Parliamo di videolotteria. Te vai a giocare tutto. Tutto quanto. Tutto. E
Viceversa, l'altra schedina, che invece è fatta un pochettino più regolare, prevede la vittoria della Sampdoria a Cagliari, all'Issa Arenas, che forse riuscirà a porte chiuse probabilmente. No, ma no, non forse si sa. Riescono in a far entrare dei 5.000. C'è stato il corteo dei giocatori del Cagliari. Sì, un po' arrivato anche dalla tifoseria. Sì, non ovviamente. Ci sono più gli scombols, che c'è stato? Non ci sono, ci sono i... Se sono persi tutti, si sono bevuti. E quindi il 2 della Sampdoria a 2,40, il 2 del Napoli a 2,05, che è una grande quota, non sottovalutare proprio per quanto diceva. Ma quale prima. Napoli? Ma che stai a fare? Cagliari o Napoli? No, che ho detto il 2 della Sampdoria a Cagliari. Se dubbi hai una dislessia acustica comunicativa, sai che dopo il venerdì sera ho sempre dei problemi. Lo so, ma non solo. E quindi il 2 del Napoli a Chievo con sì, una bella quota del 2,06. E ovviamente l'over 2,5 di Atalanta Pescara con una bella quota 1,20. Intanto Mauro ci offre la sua stanza. Prestanza fisica. Prestanza fisica, sono addominali coperti. E questa giocata invece fisico da poeta. Si giocherà con un 20 euro perché ovviamente le quote sono più basse e riusciremo a portare a casa la bellezza di 235 euro. Repeat please. Fresca. Ci possiamo andare. Guardi come ha preso, che appille che ho, Hai attaccato. Occhio che ve coso, ve l'avevo posto, state attenti. Ok, capirei. No, io dicevo del dialetto, un po' mi sembravi abbastanza. Ah, niente, tu dovevi andare a ripuntare i piedi su quella situazione. Sì, sul vero. Simone Zase. È importante. Baracchino. Non è che Baracchino. Mi fanno male la schiena. Basta. E quindi niente, queste sono le nostre martingale che chiuderemo per questa settimana e avrò dammi due marcatori, dai. Il piacere di spero di venire qui a trovarvi con le mie giocate perché non saranno più da stalli dato che si mette in proprio sì mi metto in proprio nel diventerà senso, allibratore nel senso che vado a fare proprio questo allibrachino lo chiameranno è uguale bella allibrachino è una cosa che ci piace allibrachino no andrò a fare diciamo direttamente allo sforzino che è importante vabbè è un bene perché le banche qua mi sembra che Baracchino abbiamo monopolizzato la situazione con questo microfono dell'Eyar questo è un grande microfono. Che cosa stai guardando? Sto guardando, c'è tipo un tatuaggio sul collo alla Matuzzalem, però non mi pare fatto da delle pistole no. Con aghi e... Vabbè, comunque, stiamo per passare quindi... Ai famose pappardelle. Ai famosi marcatori. Ai famosi marcatori? No. Subito ricetta. Allora, subito ricetta. I marcatori sono antichi, sono se giocano. Peccato che non la trovo. Ma cos'è? Una bistecca ai ferron o... No, è la grande pappardella al sugo di cervone. Rimanendo in tema. Ciao. Vabbè, ma la preparazione del cervo in qualità di cervone... Il cervone. Attenzione. Il cervone si chiama sì, ma il cervone è a forma di grosso serpente. D'obbligo per Natale. Stiamo parlando di dolci, Luca. Quello lì è un dolce. Ok. No, ma comunque. Quindi niente ricetta. La problematica dobbiamo spiegare. La problematica relativa al cervo è che può rimanere leggermente stoppaccioso. Questa è una problematica che hanno un po' tutta la selvaggina. Lui se ne intende dei cervi, dei faraone. No, no, questo. No. Perlomeno per quanto so, no. Tipo, però... posso citarti un grande Vucevic in Boscov che si sedeva, è vero, sulla panchina della Roma 92-93. Che disse di Gullit? Gullit è come cervo quando esce da foresta. No, questa non me la ricordavo, è una grande. Giuro, una grande performance. Vucevic. No, e come appunto dicevamo, la carne di bue, di ma toro, non esiste, eccetera. Non esiste. Ha la necessità. Ma c'è credo, ho scritto sugo di cervone, ma quando lo trovo? Beh, comunque, Luca, potresti anche preparartene in settimana. No, è incredibile. Mica sei suor Germana che c'è una grandissima. Allora, eccola qui. Allora, eccola ricetta papartelle. Con racconti cervo, questa è la ricetta di Petkovic. Abbiamo preso Ratzinger. Pappartella con racconti cervo e funghi. Allora, tagliate la carne a tocchetti e lasciatela marinare al vino con il pepe e le bacche di ginepro per 3 ore. Come avevo detto io. Per ammorbidirla. Infarinatela bene, come voi sapete ben fare. Io la farina non la metterei. Ma che scaloppi? No. Infarinatela, rosolatela a fuoco alto, aggiustando di sale e pepe e tenetela da parte. Poi dopo fate entrare. Numero 3. Nel frattempo, a parte, preparate un battuto di sedano, carota, cipolla e soffriggeteli per alcuni minuti. Questa è quella che te si ripropone durante esatto. Il corso del pomeriggio. Perché quando fai la pista quella nera. Se la fai troppo cruda, ovviamente ti si ripropone la cipolla. Capito? Aggiungete il concentrato di porno d'oro,
il vino rosso, il brodo porno di carne e porno fate d'oro. E c'è porno c'è scritto. E fate cuocere a fuoco medio per una decina di minuti. Aggiungete la carne, le bacche di ginepro e continuate la cottura per un'oretta. Quando il sugo sarà quasi pronto, mettete i funghi. Ma perché sta a tipo Sasha Grey, scusa sta cosa? Ma comunque, non ho capito. Cioè, ma voi vi sarete resi conto che Luca non è in grado manco di fare un piatto di aglio e peperoncino. Finferli o dichiarare il secondo. Uno io ragazzi cucino. Pollo con peperoni. Finferli e o porcino. Cos'è il finferli? Ah, il finferli è un tipo di fungo. È un tipo di fungo, ecco. Vedi, già, Mauro lo sapeva. Diga. A cottura ultimata avversate 3 cucchiai di panna. No, ciao. No, vabbè, dai, namusene, dai. Vabbè, a me piace la panna. Dai, mocacci, per favore. Poi, dai. Cuocere le pappardelle in abbondante acqua salata, scuolatele e saltatele in padella con il ragù. Dai, allora io la panna manco da San Crispino lo prendo, come, certo. Lo sai chi fa? È come chi fa la mantecatura della pasta che vongole e ci mettono la farina, perché non so capace. Allora, ragazzi, allora, la panna, decreto legge questa, no, no, attenzione, proprio... negli 8 punti del segretario mi sembra di aver visto 0 panna. Del segretario non parla pure perché. Funghi, piselli, eccetera, salsicce, allora, 0 panna. Allora, il cervo è già di per sé una carne prelibata e anche molto saporita, non possiamo mettere la panna. Comunque io la panna... guarda, io segretario dicevo segretario il calciatore. Ah, il grande. Lo ricordi? Okay. Ah, scusate, ma adesso una parentesi che ci siamo dimenticati di dire. Ve lo ricordate che la settimana scorsa il nostro immenso, va bene, grazie Alessio, è arrivato a 225 gol. Non ci importa goal, niente, non capito? Ci importa Roma Nordal. No. Umberto Tozzi, ti ricordi? Vabbè, tu non parla da Roma, e tanto sei da Lazio, ci cortesia. Tutti, va bene, abbiamo concluso, meno male, Baraghino, con un piatto della tradizione, non... Luca, un piatto della tradizione. Io capisco che devi fare un richiamo, devi fare la merenda. Un piatto della tradizione. Della tradizione tipica italiana, della parte settentrionale italiana, però no, è un grande. No, per me è abruzzese. La pappardella di cervo, la pappardella nasce nella regione scherzo, della Lombardia. Certo, è del nord, però Calabria, diciamo Calabria, Basilicata. Sì, a Tropea, sì. Sì, perché è di Tripoli, poi capito. Tripoli. È sempre meridionale nord, di qualcuno, diceva. Per questo, anche con questa pappardella ragù di cervo, continuiamo la nostra crociata con i piatti tradizionali della cucina italiana. Ma che dici? Il sushi, lasciatelo al giapponese. Non dovete andare a mangiare il sushi, non andate dal cinese. L'hai fatta tua, come si fa una bella donna? Magari è una rivale, ormai peccato che qua accanto sono attorniato solo da ragazzi. Diciamo. Lo sappiamo tutti quali sono le tue difficoltà. Con quel problema che hai avuto lì. No, facciamo finita. Questo è questo era un grandissimo monologo, avventura col travestito di Franco Califano. No, veramente siamo in chiusura comunque. Voi non ci credete, ma siamo in chiusura. No, mi dispiace. Vero Ricca? Fa seranda, come dice Baraghino. Ah, fare seranda. Fare seranda, grande verbo seranda a tutti effetti. Inventato da Alessio Baraghino. No, vabbè, era ripreso dalla tradizione popolare romana. Sì. Non mi approvi in quella. Qual era l'altro? Ce n'era un altro anche, mi ricordami, rimembrami. No, no, non il cacapuccino. No. Che ti fai prendere dai desideri? Ti faccio l'iniezione. Cocce venoci per Baraghino, senza soluzione di continuità. No, vabbè, sono meglio del mago guarda. Non mi ricordo comunque. No, ci assomigli pure, secondo me sei il fratello. Però bene. Vabbè. Ma insomma, allora facciamoci complimenti così a vicenda per questi. Quanto manca, vicenda. Riccardo? Vi faccio. Questo è il merlo dei Rieti, tipo in viaggio con papà. Sì. E basta con questi uccelli. Quello è il bambino e il poliziotto. Basta con sta tortora. Basta con sta tortora. Vabbè, no, insomma, dopo basta, che. Basta, ragazzi. Cioè, basta, è finito. Se ne voleva andare. No, vi voglio ringraziare. No. Ma siamo noi che ringraziamo te che sei fatto pare adesso. Grazie di averci ospitato nella tua trasmissione. Vi voglio ringraziare. Ma adesso da sabato prossimo iniziamo al posto vostro, che sarà un programma di cucina. Ecco, qua questa è una grandissima pressione da parte di Riccardo quando entra sto te ne vai. Capisco. Allora, quanto manca? Io non ho ancora capito. Ah, no, è proprio finita. È finita da un'ora e mezza, ve lo sto continuiamo a dire. A parlare. E voi continuate. No, ma aspetta, non se ne andiamo. Riccardo ci ha fatto. Ringraziamo Riccardo. È diventato bianco, io sono girati gli occhi. Riccardo, Paolo Zenobi, il mister di Paolo Zenobi, tutta Roma una calcio che ci hanno concesso il calciatore. Baraghino, Luca, io ti saluto. Io ti dico il nostro grande. Buon Carlo Svalerone a tutti, a sabato prossimo. E a Rivercelli. E il sushi dall'argatto.